Crostata light e vegana. Light perché non c'è zucchero tranne quello della marmellata e non c'è burro. Vegana perché non ci sono uova, non ci sono latticini di nessun genere. Ma il risultato, vi assicuro, è strepitoso. Provatela e mi saprete dire. Come sempre vi invito a seguirmi sul mio Instagram dove ci possiamo sentire tutti i giorni, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e lasciatemi un like se questa ricetta vi piace. Trovate la ricetta per iscritto sul mio blog, menomalesongolosa.com, e aspetto i vostri commenti, i vostri suggerimenti o qualsiasi cosa abbiate voglia di dirmi qui sotto nei commenti. In una ciotola unisco l'acqua tiepida, il malto di mais e l'olio vegetale. Io ho utilizzato quello di mais. Mescolo bene per far amalgamare bene tutti e tre gli ingredienti. In un'ampia ciotola setaccio le farine a cui ho già unito il lievito e unisco anche la vaniglia. Grattugio anche la buccia di limone, naturalmente è biologico. Mescolo bene le farine e comincio a unire anche la parte liquida, prima mescolando con una forchetta. Poi usando le mani. A questo punto impasto brevemente su una spianatoia, portando l'impasto dai lati verso il centro. Copro con la pellicola e lascio riposare in frigorifero almeno una mezz'ora. Non mi resta che infarinare la spianatoia e, prima di tutto, togliere un pezzettino di pasta che utilizzerò per le striscioline. Poi procedo con stendere l'impasto alto circa 3 mm. E ne taglio un disco che sia leggermente più grande della base della mia tortiera. Questa è da 20 cm. E aiutandomi con il mattarello la stendo sulla base. Bucherello tutta la base, distribuisco la marmellata. E con l'impasto che avevo messo da parte faccio le canoniche striscioline. Dispongo le striscioline sulla base, sopra la marmellata. Mi è rimasto un pezzettino di impasto e con questo decido di decorare il bordo della tortiera, creando dei piccoli fiorellini. In forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Una volta sfornata la torta, la lascio freddare molto bene e poi degusto. Spero che l'idea vi sia piaciuta. Se così fosse, lasciatemi un bel like e un commento per farmi sapere cosa ne pensate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Un bacione e alla prossima!